bravissimi, è stato uno dei più votati, un cantante dei più votati. Benissimo, sì. E questa è una notizia che mi fa piacere, adesso io comincerò a fare orecchio, diciamo, a questa lunghezza d'onda, per seguire, mi sembra, mi diceva Elio, prossimamente ci sarà di nuovo un festival. Sì, sabato prossimo inizierà il secondo festival, perfetto, sì. Allora questa volta partecipiamo in grande stile e se le cose vanno bene poi eventualmente facciamo uno speciale. Alla manifestazione finale interverrai. Dovrai intervenire per forza. Diamo, ma perché la manifestazione finale dove la fate voi? Beh, la faremo in un noto locale di Roma, in un grande locale, perché ovviamente... Hai capito? Dobbiamo fare le cose in grande. L'importante è far crescere le cose bene, no? E mi sembra che le premesse ci siano tutte. Senti una cosa, Ivana, sì? Scusami se io faccio un break non napoletano in questo istante. Voglio che comunque però... io non voglio rubare tempo a altre ascoltatrici, io rinnovo i miei complimenti e l'ascolto con piacere. Ecco, allora io... presto a trasmettere. Va bene, adesso io mando in onda, sì? Con la collaborazione dei fantastici tecnici qui a nostra disposizione, il retro del 45 giri Strada Anfosa che io sto portando avanti di questi tempi, che è una mia canzone e che si chiama Scena Muta, stesso argomento, cioè l'argomento dell'addio, ma... il rituale di un addio, cioè il susseguirsi di tutte quelle cose che accadono quando due persone si lasciano, quando finisce un amore. Si tratta di una canzone in lingua italiana e quindi questa è la novità praticamente dal momento che abbiamo parlato napoletano fino ad ora. La dedico a te e a tutte le ascoltatrici del Grazie, Centro Radio Lazio. Molto gentile. Ciao. Ciao, ciao Ivana. Ciao. 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 Gli sguardi indifferenti si perdono nel vuoto, ciascuno ha le sue idee, la regola del gioco, ed ignorare l'altro, malgrado la presenza, minimizzando tutto, negando l'evidenza, minuto su minuto, sospiro su sospiro, un cenno di saluto, un fremito sincero, poi cala giù la nebbia, poi viene giù la sera, tutto rimane fisso, tutto così com'era. Ghiaccio tra noi due, congela il sentimento, so che vorresti dire quello che io non sento, parole di conforto a un amore finito, oppure che tra noi un equivoco è nato, così paralizzati da forza sconosciuta. Sul nostro grande amore facciamo scena muta, e quello che ci ha dato la gioia di stare insieme è già dimenticato e più non ci appartiene. Mente, che peggio non potrebbe, ognuno di noi due raccoglie le sue rabbie e come due randagi senza nessun padrone varchiamo indifferenti la soglia del portone per direzioni opposte con passo cadenzato definitivamente. Chiudiamo col passato e quello che rimane di questa nostra storia è paradossalmente, silenziosamente, un inno alla memoria.
Ed eccoci di nuovo in diretta dopo l'ascolto di Scena Muta. Bella, una canzone... bella, complimenti per il testo e per l'arrangiamento musicale, molto bello. Sei molto gentile, l'arrangiamento musicale è stato curato da Gianni Mazza. La musica e il testo di questa canzone sono mie. Non è vita vissuta, è vita immaginata. Bene, fatta molto bene, un bel testo. E mi sembra che abbiamo una diretta. Abbiamo una diretta, un'altra nostra collaboratrice, Anna Maria Piccolo, che conduce il programma domenicale. Che domenica, amici, dalle 14.30 alle 18.30. Anche con canzoni napoletane, romane, folk. Una cosa, Centro Radio Lazio sta facendo dei programmi. E allora, sport, notizie sportive. E tutto. Allora è un personaggio da tenere tener caro in considerazione, no? Anna Maria? Ciao, eccolo qui. Come va? Bene. Mi fa piacere sentirti. Dove sei, nelle parti basse? Perché? No, dico, non sei nella casa, non sei nella casa. Sì, adesso... come no? Ma dove sei? Da dove chiami? Da Roma. Da Roma? Sì. In che quartiere? Che quartiere? La Magliana. Alla Magliana, bene. Sì. Perché? Non no, scusa, ma posso informare un po'? Come non ti puoi informare? E che? Come no? Di. Tanto noi ci... ma io non so se tu ti ricordi di me, ma comunque noi ci conosciamo pure. Perché quando stavi al Vomero, no? Allora la mia zia era amica della tua mamma. Zia? E spesso sono venuta anche a casa tua, adesso non so se ti ricordi. Hai capito? Non lo sai. Ma sai, un momentino, tu devi stare attenta perché a casa mia eravamo in sei, sei ragazzi, insomma. Lo so. Quindi... comunque non lo so se ti ricordi, era una brunetta piccoletta così, sai. Comunque guarda, è un po' difficile, magari sta vabbè, senti, comunque io ti voglio fare tanti complimenti. Sì, lo so che sono superflue perché tu sei bravissimo, quindi, però io te ne faccio lo stesso e capirai, mica li butto via, sai. Appunto. Senti, e poi ti voglio dire un'altra cosa. Sì. Mi ha fatto piacere sentire quando hai parlato con Enzo Bongiovanni. Sì. Il fatto che farai delle incisioni originali di alcune canzoni che sono fatte a sceneggiate, no? Sì. Perché io ritengo che sono molto più belle sentirle così, come sono. Ma non lo so, sai, è una mia opinione. Anche la mia, guarda Fausto. Le canzoni cantate secondo il sistema della sceneggiata hanno una loro ragion d'essere, tanto è vero che hanno anche notevole successo, insomma. Sì. Adesso io, ripensando a quelli che sono stati i nostri giorni, per quello che riguarda soprattutto la canzone italiana, ancora una volta mi convinco che la canzone italiana non ha inventato niente. A proposito del parlato nei dischi, no? Quando è venuta quella moda prima con Alberto Lupo, o magari anche con gli americani che ci mandavano il disco Little Darling, nel quale poi c'era il parlato sopra, poi successivamente con i nostri cantanti, a cominciare cantanti o attori, a cominciare da Alberto Lupo con Mina e quindi di seguito Domenico Modugno con le sue canzoni mezze parlate, mezze cantate. Anche queste cose qui, Napoli aveva preceduto, se vogliamo, questa forma musicale, appunto attraverso la sceneggiata che era in parte la canzone, in parte recitata, la canzone da sceneggiare, diciamo, in parte era recitata, in parte era cantata. Per esempio, in Zappatore, quando parte la canzone, c'è il motivo sotto che è fatto dall'orchestra e il cantante fa sempre felicissima sera a tutto questi signori, eccetera, e fa tutto un recitativo, poi a un certo momento stacca e comincia a cantare nella parte più drammatica, no? Quindi l'idea però di ripresentare queste canzoni così come le ha fatte la mamma, cioè così come le hanno fatte, i loro autori, e facendo soprattutto attenzione alla giusta interpretazione musicale, questa è l'idea che mi spinge a pensare di realizzare una cosa che non ancora ho realizzato, ma che spero di poter fare presto, appunto un microsolco dedicato alla Napoli sceneggiata, nella quale praticamente si possa ascoltare quello che è originariamente una canzone, non trattata a canzone da sceneggiata. Sì. Capito? Io penso che sarà molto bello. Comunque io, senti, dato che ho sentito che stai in paradiso, sì, allora se per caso c'hai due paradisi,
Guarda, non, c'è la Elio, mi pare, ma di mi pare di sì, è una canzone mia, può darsi anche che ci sia, sai, io non ho idea se... Il Napoli Concerto mi pare che ci sia. No, se parli di Napoli Concerto non credo che ci sia. No, quella... No, guarda, non te la posso fare dal vivo, te la farei dal vivo molto volentieri, ma purtroppo, come dicevo poco fa, la chitarra non è al diapason giusto e sarebbe un problema. Quindi manderò in onda un'altra canzone napoletana. Va bene, va benissimo lo stesso. Che anche ha il carattere della novità, perché è molto poco ascoltata. Va bene. E questo lo segnalo a tutti coloro i quali sono affezionati ascoltatori di canzoni napoletane. Si tratta di Carmela Mia, che è degli stessi autori di O Surdata Innamorata che avete sentito poco fa. Ed è forse quasi lo stesso tema, solamente che c'ha il vantaggio sulla Soldata Innamorata di essere nata 13 anni prima, mi sembra nel 1901. Ascoltala e poi fai i confronti. Senti Fausto, io ti saluto, ti faccio ancora tanti complimenti e complimenti ad Elio che ti ha portato lì. Grazie, grazie dei complimenti. Ti vuol fare un salutino a mio marito. Ciao, benissimo. Ciao, è stato fatto. Pronto, Fausto, io sono il marito di Anna Maria. Ti faccio tanti complimenti, ma sono quasi di troppo, diciamo, perché veramente bravo. Veramente è una cosa, ti voglio dire, ci stai facendo ricordare un po' della nostra gioventù, quando cantava la Zarella e tutto quanto. Ho capito, io d'altra parte purtroppo non è che sono venuto attrezzato per questo scopo, perché tanto è vero che ci trovavamo un disco di quell'epoca e poi più. E poi mi consenti una domanda, io ti ho visto ultimamente in televisione, no? Come fai a essere sempre uguale da tanti anni? Ma questo non lo so, forse non ci penso. C'hai un segreto? Non ci penso. Non ci penso? No. Comunque sei sempre bravissimo, sempre uguale come tanti anni fa. Molto gentile. Apprezziamo molto le tue canzoni, siamo nel corso. L'eterno giovanotto. L'eterno giovanotto. Senti, se ti è piaciuta la nostra famiglia di Centro Radio Lazio, ascoltaci un po' la domenica. Va bene. Se vuoi farti una passeggiata sarai il nostro gradito ospite nel programma Che Domenica Amici. Va bene, questo lo potremo senz'altro fare, ormai abbiamo preso contatti. Allora nel frattempo voi però preparate il terreno trasmettendo i miei dischi, no? Sì, d'accordo. Che io ho lasciato. E allora guarda, domenica già inizieremo, domenica ci sarà un va bene. Comunque ti attendiamo e sarai nostro graditissimo. Va bene. In attesa ti do un... Sai, adesso che viene la primavera sarà forse anche un pochettino più facile, compatibilmente con gli impegni che ci possono essere. Quando ti viene un po' di nostalgia di salire in montagna, vieni su da noi. Va bene, gli faremo fare un picnic con noi. Va bene. Saluto te e Elio e rallegramente a tutti e due. Grazie, ciao. Carmela mia. Addio Carmè di managgia partì, io so soldata patria già servì, a lontananza non mi fa scurda, e stu occhi è bella fatta per cantà, tutte sti mise senza me vedè, sarai sincera con mio so cu te. Carmè, t'ha già lasciato, non c'è che fa. Carmè, Carmè, lontana te chi ci può sta. A fantasia ti tormentarà, a tanta cosa ti farà pensare. Tu sei gelosa, sai e gelosa di me, con mia gelosa son che te, Carmè. Amore vero non si può tradire, sembra regine chi stu cuore sì. Carmè, Carmè, da già la sa non c'è che fa, Carmè. E quando sul in tuo quartiere sto e a passione addormentammo, sospiro e vaso cierre tu e Carmè,
con masichilli vase e dessa a te. O di Daniella mia non doluva, scrivama sempre me, non te scurda. Carme, carme, da già la sa non c'è che fa. Carme, carme, lontana te chi ce può sta. Carme, carme, da già la sa non c'è che fa. Carme, carme, lontana te chi ce può sta. Caro Fausto, complimenti ancora. Questo è un bellissimo LP, veramente, io lo raccomando vivamente ai nostri radioascoltatori che seguono poi costantemente anche Napoli alla ribalta, un programma promozionale. Sì. E sabato prossimo farò proprio questo nuovo programma promozionale anche con queste canzoni che tu gentilmente ci hai fatto questa sera ascoltare. Per sì, la prima volta. Carmela mia, che avete ascoltato un attimo fa, era tratta dall'LP Napoli 1-2. Realizzato logicamente per la serie Napoli Concerto in coppia con Mario Gangi. Come i sottofondi che ascoltate di queste tarantelle per due chitarre sono tratti dal microsolco Napoli Tarantelle della serie Napoli Concerto, registrati in coppia con Mario Gangi per la Disco Più. Benissimo. E distribuzione? Distribuzione Messaggerie Musicali. Bene. Allora abbiamo un altro radioascoltatore in linea, abbiamo Vincenzo Di Bello da Spinaceto, 94 85 090, Centro Radio Lazio, pronto? 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 Io sono di Milano. Ah sì? Io sono di Milano. Difatti, sapere. Sapere? Sono dell'Italia settentrionale del sud. Ho capito. Sì, buonasera. Buonasera. Auguri, tu sei del Vomero. Già. Ebbene, io sono di via Tribunali. So per il ruccolo. Io sono un caso del Tetto Sreacop. Già. Scusa se ti do del tu. Figurati. Comunque, dimmi. Volevo dirti una cosa, che indirettamente mi ha combinato un bello aria. Cioè? Tu hai cantato delle canzoni prima, cioè sì. Indirettamente, perché un po' la colpa è stata del figlio dell'illustre maestro Bongiovanni. Sì. Che ti ha fatto accordare una chitarra. Sì. Lì, io ti stavo seguendo col mandolino. Sì. E tu capirai che te ne intendi, sei un maestro di cena. Figurati che mi ha asciutto. Un mandolino ingoppato nella vita di Palomme Rotte. Che hai cantato con la chitarra. Ho capito. No? Ho accennato, non si può dire che abbia cantato. Hai capito? Ma in ogni modo, un altro punto, ti voglio ringraziare la canzone Carmela, che sì. È cantata Monca, Mugliera, sì. Si chiama Carmela. Hai capito? Che coincidenza? Mugliera è dove mercato e quindi capirai. Si passavano le lacrime per gli occhi. Altro complimento per la canzone, lo soldato. Che io non so, non lo saprai certamente, questa canzone è stata scritta prima del 1900. Questo non te lo so dire, posso guardare un attimo sulla copertina? Parli di Surdata? Scritta prima del 1900. Surdata parli? Sì. Aspetta un attimo, Surdata... no, non c'è segnato. Forse dentro dove ci sono le parole. 94, mi pare, 95. Aspetta un attimo che stiamo scartocciando il disco qui. Intorno al 1900, prima o poco dopo. Vedi un momento Surdata se c'è scritto qualche cosa. Mi arriva a una certa... no, non c'è scritto niente, c'è solamente il testo tradotto sì. Qui, comunque, ma non abbiamo... prima del 900. Ti assicuro io perché cantavo nonna mia. Questo è probabile. Sicuro che proprio nonna mia è nata nel 1870, sì. Per cantarla lui, quindi la canzone è stata... Ha fatto appena tempo a vedere l'Italia, E infatti lui si ricordava Garibaldi. Ma in ogni modo, quando a queste cose qui, sì. Hai parlato di una sceneggiata, sì. No? Sì. Elio lo sa perché io sono stato ospite suo pure, sì. Che in merito alla sceneggiata io sono stato un appassionato e appunto avemmo diciamo un po' un ragionamento sulla sì. Sceneggiata napoletana. Sì. Sì. Io sostenevo che la sceneggiata di oggi non è quella che si faceva 50 anni fa. Questo è probabile, io d'altra parte non posso riferire in merito, non capisco come tu io possa farlo. Mi riferisco alla sceneggiata, prima quella che hai detto tu, Zappatore, sì. Lacrime Napolitane, che sì. Sono i cardini, aggiungo sì. Prigionieri di guerra, sì. Aggiungo i Bandite, sì. Aggiungo Monaca Santa, sì. Di cui poi è stato fatto pure il film con la grande Vanova, sì. Tu l'avrai visto certamente. Sì, no? Ma Monaca Santa qual era?
Come? Monaca Santa qual era? Amore Buciardo. Amore Buciardo si chiama? Amore Buciardo. Ah, ho capito. Il titolo è Amore Buciardo. Ah, non ti sei fatta più, Monaca Santa. Esatto, il titolo è Amore Buciardo, però sì. A Napoli veniva chiamato come Monaca Santa. Sì, sì, anzi, sì. Mi pare che io vi ho fatto un quiz in merito. Sì, sì. Da molto, esatto, molto sì, sì, alcune settimane fa. Appunto, e dunque... Di Gianni. La sceneggiata di una volta non è vero che esaltava, diciamo, la violenza. Non è affatto vero questo, tanto per entrare nell'argomento. Sì, ho capito. Perché, torno a ripetere quello che dissi ad Elio, le sceneggiate riflettivano sempre un senso compiuto, un fatto d'amore, sì. E poi finiva sempre in bellezza, e quindi ogni cosa che finisce in bellezza esalta la morale. Chiaro. È ovvio. È logico che per fare il spettacolo ci vuole il cattivo, ci vuole il buono. Sei uno schiaffo, carcere, carcerato. Sì, ma io veramente non ho questa possibilità di fare questi raffronti, anche perché non è che abbia seguito molto la sceneggiata, e tanto più 50 anni fa. 50 anni fa, io ti parlo dei testi di Capiro e Fumo. Ah, ho capito. Dei testi di Mark Dill. Sì, sì, che sono un pochettino nella storia della sceneggiata. Dei testi di Maggio, i Maggi sono ancora viventi. Sì. A compagnia Chiaro. Bruno Clemente Maggio, Chiaro. Il famoso Aldo Bruno, ma Aldo io... Rinci, penso che ne ha sentito parlare, no? Sì, sì. Da compagnia Mark Dill, come no? Della Rosa Moretti, sì. Della figlia di Fumo, non quella che si è visto adesso ultimamente nella commedia di Peppino De Filippo. Ho capito. È la figlia più piccola. Ho capito. Anna Annunzia. Anna Annunzia, la prima, la cantante. Ho che capito. Che era la prima donna nelle sceneggiate. Ho capito. E appunto, sceneggiate, si parlava del famoso Teatro Apollo, del Trianon, come si chiamavano allora, sì. Del vecchio San Ferdinando, quello prima della guerra, sì. Non quello che fu distrutto dalla guerra. Ho capito. Cioè, non quello costruito dopo la guerra, perché lo sai, il San Ferdinando fu distrutto in tempo di guerra, no? Sì, sì. E poi è stato costruito a spese di Edoardo De Filippo. Chiaro. E quindi di quelle sceneggiate io mi riferisco, se si potessero avere i testi di quelle sceneggiate, si potrebbe comprovare che non esaltavano affatto la violenza, anzi esaltavano la morale. E non è vero il fatto che in quelle vecchie sceneggiate c'era la violenza, piuttosto io ritengo che in quelle... Io credo che tuttavia, ripeto, non ho nemmeno una grossa esperienza delle sceneggiate attuali, ma mi sembra che... La violenza non è che sia esaltata, diciamo che c'è un'ottica diversa della giustizia, a semmai. Ma secondo te è interpretazione? Sì, cioè c'è un'ottica, viene esaltata semmai la giustizia privata. Questo è un pochettino un leitmotiv, diciamo, dei giorni nostri, ne hanno fatte anche dei film, mi sembra. Laddove non arriva la polizia, praticamente ci pensa il privato. E quindi la sceneggiata... No, perché nessuno può sostituirsi. Sono d'accordo. Agli organi costituzionali. Ho capito, no, ma il mio di principio è giusto questo, però voglio dire che la violenza nella sceneggiata di oggi esiste e viene praticamente eliminata non con un atto, diciamo, di intervento pubblico, come potrebbe essere l'intervento dei carabinieri o della pubblica sicurezza, ma viene risolto dalle persone stesse, capisci? Con l'assassinio, con quello che è, con questo tipo di violenza, cioè la giustizia è ritornata nel privato, questo sicuramente è negativo come istanza, è sicuramente negativa. Non so dirti se la stessa cosa, se nelle sceneggiate del passato accerevano malamente, insomma, hai capito? Questo non lo so, se uccidevano il malamente e poi dopo arrestavano il protagonista, allora posso darti ragione. Ma se il protagonista, una volta che ha ucciso il malamente, non è arrestato, capisci? Allora c'è, in un certo senso, si avvalora il concetto della giustizia privata. Si fa giustizia da sé, insomma, non è... che non mi sembra un fatto molto morale. Vabbè, volevo raccontare un aneddoto, sì. A proposito. A San Giovanni a Graunare. Sì. Qui si riferisce a molti, molti anni addietro. Sì. Una persona ammazzò il marito dell'amante. Sì. E poi lo sotterrò a distanza di 2 metri dal suolo. Sì. Sottoterra. Sopra si istituì un fumone che castagne. Allora se non sì. Il castagno, sì. un fumo, sì. No? Sì. Il castagno infornato praticamente. Sì. E chi su qua dava una voce. Sì. Una voce che poi è rimasta un detto, questo potrebbe essere anche un quiz.
Pensa un po', le castagne allora si vendevano col misurino. Sì. Il detto sai qual è? No. Nusor damus reole, chi l'amico sembra orma. Cioè, lui vendeva le castagne col misurino. Ah, ho capito. E diceva quell'amico sempre dorma perché l'aveva sotterrato. Alludendo a quello che aveva ucciso e che stava sotto di sé. A questo punto ci fu un brigadiere di pubblica sicurezza soprannominato Daccatella. Daccatella. Cioè, tagliata di pazza. Sì, sì. Presucendo, no? Sì. Che studiò il detto, studiò questo modo di sa, loro tenevano i voci, chi prendeva purpa i purpatelli, chi prendeva la pizza, aveva la voce di pizza, chi se prendeva i castagni e aveva la voce in questo senso. Sì. Nusor damus reule, che l'amica sempre dorme, che poi è rimasto il detto. Chiaro. Studiò questo detto, ma che dice chi se i castagni, nusor damus reule, che l'amica sempre dorme, che cosa c'entra? Analizzò questa, sì. questa frase e scoprì il delitto. Il delitto. Era stato una specie di Petrosino antelitteram, insomma. Anche questo fa storia. Come no? Comunque io faccio i migliori complimenti, ti auguro sempre un brillante avvenire. Sei tanto gentile. Vedi che fai un soldato a 30 anni, perché vuol dire che l'hai fatto. Hai capito? E beh, c'è un po' di condanna. Poi oltretutto, riallacciandomi a un discorso che avevo fatto con un ascoltatore all'inizio della trasmissione, io nei film ho indossato quasi sempre una divisa, e che sì, sia sì. Stato Classe di Ferro e che sia stato... No, l'ho visto i film, li ho visti, con Manfredi. Sì, Guardia Ladro Cameriera, e che sia stato Ragazzi della Marina, dove facevo Maranaro. Vabbè. Insomma, sicuro divertita, Buizzo Notturna. Grazie. Allora ti saluto e andiamo avanti con un altro titolo. Ciao Fausto, di nuovo auguri a Elio, ciao, ti saluto, grazie. Tanti auguri e sempre in gamba. Grazie, ciao Vincenzo. Ciao. Sì, andiamo avanti con Tatonno se ne va. Bene, ecco, facciamo, che ho creato un marcetta. Po' di... Perfetto. Addio fanciulle care, domani me ne vo, ma vesta militare, cusciabole sciacco, ma dite c'ha si loca, faccia stu cor vuost, va via che cedo il posto, pure a chi non lo vo. Nanni, niente da chiagnere, tu ne, basa man faccia, rusi damma nu pizze, carme cade man braccia, da donno se ne va. Da dondo se ne va. In faccia nu cuscritt, ca nu cuscritt io so, o generala ditt, sciglio che grado vuo, vuo 9-10 frise, te mette un coppo braccio, tu sei un'amica io faccio, quella che non se può. Nanni, niente da chiagnere, tu ne. Vasa man faccia, rusi da manubizze, che carme cada man braccia, da dondo se ne va, da dondo se ne va. Mannaggia che una guerra, stavolta non si fa, se no tutta la terra vorrebbe fa tremà. Fra un anno alla stazione venite tutto quanto, col grado di trabante da donno tornerà. Nanni, niente da chiagnere, tu ne, vasa man faccia, rusi damma nu pizze, che carme cade man braccia, da donno se ne va, da donno se ne va. Benissimo. Allora prendiamo la diretta 9485090, pronto? Buonasera. Pronto, buonasera. Caro Fausto. Salute. E io sono uno dei più appassionati della canzone napoletana. Bene, ne avevo sentito parlare. Ho molti i tuoi dischi perché c'è la raccolta della canzone napoletana. Ah, bravo. E poi c'è il nostro grande Elio che immancabilmente non ci fa mancare nessun cantante napoletano. Bene. Indistintamente, diciamo un misurino per tutti. Beh, d'altronde ho capito. In un programma culturale musicale di canzoni e poesie napoletane penso che tutti i cantanti che vanno per la maggiore non possono mancare. E poi selezioniamo. Il Balzaniano è forse Pagretto di loro. Fino a prova contraria, lo vediamo al cinema, in televisione, hai capito. Alla radio. Poi volevo dire a posto Cesare, sì? Che a me mi è rimasto impresso un film, sì? La classe di Ferro. Sì. Ma vorrei sapere se riuscisse a indovinare perché mi è rimasto impresso.
Ah, questo non lo so. Non lo puoi sapere, non lo puoi immaginare. La classe di ferro, che classe è? Lo puoi dire tu, Paolo. La classe mia è del 37. No, quella classe di ferro del film. Ah, non lo so qual era. Era la classe del 35. Ah, sì? Sì, sono del 35. Io non me lo ricordo. Colpita. Hai capito? Guarda che coincidenza, Ma sai, tutte le classi sono di ferro, Sì, lo so. A turno. A me mi è rimasto impresso che quando disse il film che parlava della classe del 1935, che sì. Mamma dice, ma questa signora ha fatto proprio il film sulla classe mia. Ma guarda un po'. Poi abbiamo sempre seguito in televisione, al cinema, le canzoni. C'è un po' la linea disturbata, Lo so, non è colpa mia. Vabbè, comunque guarda, io dico che questo di questa sera è stato un primo approccio con gli ascoltatori del Centro Radio Lazio e mi auguro che in seguito si avrà ancora l'opportunità di fare qualche cosa ancora un po' più panoramica, un po' più organizzata. Senz'altro, Paolo, sei capitato veramente in buone mani, dal conduttore della radio. Benissimo, mi fa piacere. Ti faccio tanti auguri. Tante grazie. Sempre maggiore fortuna. Canore. Tante grazie. Perché ancora sei un bel ragazzo. E soprattutto i saluti. E saluto la prima cosa questa. Hai capito? Va bene. Un saluto e un augurio sempre. Bene, bene. Ciao Erasmo. Grazie, ciao. Ciao Elio, ciao. Sempre in campa. Ciao, grazie, ciao. Allora abbiamo ancora Ilva al telefono, la nostra Ilva, la toscana che segue Centro Radio Lazio costantemente. Pronto? 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 Ilva? Sì, buonasera Fausto. Buonasera. Come sta? Bene. Questo mi fa molto piacere di sentirlo perché io sono una appassionatissima e l'ho seguito sempre da quando ha incominciato a cantare. Bene. E me lo immagino e me lo figuro sempre col suo ciuffettino, con la sua chitarra. Mi ha tenuto a bada, insomma. Sempre. Effettivamente mi è sempre piaciuto, come compositore anche di canzoni, ho sentito, insomma, è in gamba, e anche come autocantatore, bravissimo. E mi piace, mi è piaciuto sempre, effettivamente, anche quando c'erano i festival. Comunque, ho sempre seguito, perché mi è sempre piaciuto, insomma. Bene, questa è una cosa che mi conforta. Tanto, tanto, ancora un lunghissimo, diciamo, avvenire. Fin quando sarà possibile. Speriamo di sì, perché non è mica, ancora troppo deve passare. È sempre in gamba. Chiaro, chiaro. Sempre chiaro. In gamba, anzi, sempre più. Sempre. Perché è molto migliorato, anzi, devo dire. Hai capito? E meno male. Io sono un pochettino come il vino. Invecchiando si migliora, hai capito? Benissimo. Questa è una cosa che mi fa piacere perché la maturità credo che sia una delle cose migliori a disposizione della vita, di ognuno di noi. Ma molti, per esempio, si lasciano andare così, invece lei mi sembra sempre nello stesso modo di quando si è conosciuto da giovane. Per lei veramente che non passano gli anni. Questo è esatto fino a un certo punto, gli anni passano anche per me, solamente che io fingo di non accorgermi che passano. No, passano bene. Bene. Comunque io le faccio tanti complimenti e io mi auguro che anche stasera abbiamo conquistato anche Fausto Cigliano, che da oggi in poi rimarrà sintonizzato sui 101 e 500 MHz di Centro Radio Lazio. La bella canzone di Carmela, ma sono tutte belle le canzoni. Carmela mia? Sì, Carmela mia. Sì. Benissimo, comunque io lascio il spazio ad altri. Va bene. Tanti tanti complimenti e un saluto affettuosissimo a tutti, Elio a te e Fausto pure. Va bene, grazie infinite. Ciao, 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 ciao. Adesso vi presento sempre dal microsolco Napoli 1-2 in coppia con Mario Gangi, O Piane e Guerra. Sta guerra per nischia si mi presenta.
uno progetto in capo a Nanzorre, Nanzorre. Ma è stato un totale reggimento, venga pace mano a me, mano a me. Di giorni si parlò verne ad acunto ministero, e mandata qualche arma nuova, qualche povera, qualche palla, gatto arriva alla coglia in chiova, nato cassa per fa morire, qualche nave che non affonda, ma leggera un coppa all'onna, qualche mina che fa insurdì. Ierren svelosi cret, il saler ma fa Gesù, acqua mocca guarda t'arrete, carta bianca guaglio fa tu. Solava stu te giure primavera, lucente chiudo sole, bella be, bella be. Da Napoli da parte va frontiera, prima linea insieme a me, insieme a me. Oi che all'ordine battaglia, ma un amico già s'abbaglia, s'impapino no generale, perda numero uno nella piglia, mano non cannocchiala, sbaglio piano per te guarda. Tu da questo ma chiuso spira, l'artigliere che perda mira, e un cannone che può sparare. E nemici con l'occhio a fuori, non combattono manco più. Carta e penna all'imperatore, firma pace che può fare tu. Cielo che ci può essere per Roma, quando si è fatta pace gente c'è, gente c'è. Chiamata a corte nenna toma toma, la superbia potene, potene. Chi le dà una rosa e maggio, chi se piglia un passaggio. O francese sa mulla che alla fa segna l'americana, e l'inglese che se guardia cobbino che la può guarda. Sa d'nocchie ne marocchine, serbe, griece, montenegrine, n'africana sa può passare. Giovinommo mi sono stancato, la dicesse conosce a sé. Paese mi sono prestato, ma guaglio non mi serve a me. Per i nostri radioascoltatori che sono sintonizzati sui 101 e 500 MHz di Centro Radio Lazio e sono all'ascolto del programma del giovedì Amico Ospite, questa sera in studio Fausto Cigliano. È un programma che volge malinconicamente al termine. Perché malinconicamente? Malinconicamente da parte mia dico, non malinconicamente per l'atmosfera, malinconicamente perché logicamente ci si comincia a fare un poco il sapore alle cose simpatiche, no? E quindi forse non si ha tanto voglia di lasciarle, ma sai, bisogna sempre porre dei limiti e alla provvidenza e alle cose che noi iniziamo a fare. Certo, certo. Adesso noi, in attesa di conoscere chi è al telefono, mandiamo ancora un'altra canzone prima della canzone che chiuderà questo programma, e che è Allerta Sentinella. Rosa che t'ha già scrivere, rosa che t'ha già di, sto tanto malinconico che vola riamore. Fa fritte all'albero, cadute songhe fronde, te chiamo e mi risponde.
l'ego soltanto irò. Che può, che t'ha già dicere, ma bene quasi chiagnere, si pensa a mamma bella, si ma ricorda te. Allerta sentinella, allerta sto. Nanza chi stuo chi è Napoli, bella e lucente sta, ma pare sempre sentire una voce sospira. Cantano sempre, canta tutte canzoni belle, luciano sempre stelle, stava tra sille sta. Che può, che t'ha già dicere, ma bene quasi a chiagnere, si pensa a mamma bella, si ma ricorda te. Allerta sentinella, allerta sto. Ston sentinella luce, e ancora già di là, scrive un garra scrivere, chiagna che chiagna fa. E se scugnato l'appasa, o voglia secchi gnuta, t'abbraccio e ti saluto, non ti scordare di me. Che vuol che t'ha già dicere, ma bene quasi chiagnere, si pensa a mamma bene.